dai, su, su, dai, va. Sadri, quando sei grande devi scegliere, o ti metti a rubare, ma seriamente, con impegno, o ti apri un negozio da parrucchiere. Tra 2 anni chiudo tutto e vado ai Caraibi. Si trasferisce? No, me li compro. Buongiorno a tutti, è permesso? Prego, venite pure avanti, Sadri, vai a cogliere i signori. Prego, dica. Carabinieri, è lei il signor Rocco Puntone? Le sembro calabrese. Sono io. Mi spiace. C'è stato un problema nel suo appartamento. A quella dell'ultimo piano è caduto di nuovo l'amante sul mio terrazzo? No, le hanno svaligiato l'appartamento. Ci sento mancare. Ma siete sicuri che sia proprio casa mia? Lei abita al secondo piano vicino all'ascensore? Sì. Subito dopo il corridoio, sulla destra, lei ha una lampada a forma fallica stile 800. Sì. Nella vetrinetta adiacente al televisore ci sono 19 animaletti di cristallo disposti al trenino dell'amore? Sì, ci sono ancora? Sì. Ha mica visto se hanno lasciato l'album delle figurine dei calciatori della regina? Se c'era è sparito. No, quello no! Le conviene andare al comando e fare l'inventario di che cosa le manca? Un posto, che ci rimane qui? Capisco, allora stiliamola qui adesso, anche se la cosa ritarderà le indagini. Hanno mica preso anche il caschetto giallo da muratore appeso in cucina? Me l'avevano regalato i Village People! Un altro concetto esoverato, balizzai! Sapri, andiamo! Ma così le svaligiano anche il negozio! Ma si capisce, mi svaligiano il negozio con 2 carabinieri dentro, dai, andiamo! Porca miseria! Puoi dirlo forte? La vita intera a costruirti un nido, oggetto dopo oggetto. Un giorno un pulcinella di cristallo, un altro giorno un cane di ceramica che alza la zampina sul pulcinella, tutte cose scelte e assemblate con amore. Poi arriva uno sconosciuto che viola selvaggiamente il tuo rifugio. Signor Rocco! E grazie alle forze dell'ordine non mi hanno portato via il frigo, il letto e la lampada africana fatta col cervello di scimmia. Signor Rocco, quelli non grazie erano... Grazie al cielo, viviamo ancora in un paese dove la mano della legge arriva. Magari tardi, ma arriva. A Natale gli faccio il panettone. Tutto! Hanno portato via tutto! La lampada di cervello di scimmia no, però grazie all'arma. Ma quale grazie all'arma? Quella non mi ringrazierò mai abbastanza. E farà tanto bene, perché questo... Ok, tiro il fiato e poi riparto. Non so dove trovarli. I ladri? No, i pulcinella di cristallo. Mi butto un attimo seduto. Dove? Qui. Tutto, tutto. Hanno portato via tutto. I soldi dalla cassa, i codini, i carabinieri, tutto. I carabinieri erano finti! Eh già, brava! Adesso i ladri si portano via i carabinieri finti. Se i carabinieri sono finti, i ladri lo sanno, no? E non li prendono! Rocco, io capisco che lei è sconvolto, ma da qui a diventare cretino, il passo è breve, eh? Sono i carabinieri finti che ne hanno svaligiato il negozio! Signor Rocco Puntone? Oh. Sono io! Sono un carabiniere. Due carabinieri con 7 nasale rotto, uno con la spalla lussata e un maresciallo ricoverato per 8 giorni a San Luigi. Nessuno che riuscisse a dirgli che erano veri. Ma non facevano in tempo, appena entravano partiva di capoccia. Mamma mia, e adesso? Adesso è denunciato a piede libero in attesa di processo. E come sta giù? Lui sta benissimo. Pensa che erano venuti per dirgli che avevano recuperato parte della rifurtiva. Ah, meno male, che cosa hanno trovato? Il caschetto dei Village People. Nan 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 nan.